Grazie Presidente, grazie Ministra, colleghe, colleghi. Nel nostro Paese viene uccisa una donna ogni 3 giorni. Dall'inizio dell'anno sono 94 le donne ammazzate per mano di uomini. E dietro questi dati ci sono famiglie devastate e nella maggior parte dei casi ci sono bambini e bambine costretti a crescere senza una madre. Da tempo chiediamo un intervento deciso al governo e questo provvedimento che stiamo per votare contiene tante soluzioni che noi abbiamo proposto nel corso degli anni in una PDL a mia prima firma e sono molto contenta che siano state recepite e inserite. Penso per esempio all'arresto differito, penso al contrasto della violenza economica con la possibilità di dare tempestivamente l'indennizzo agli orfani e alle vittime di femminicidio. Penso al beneficio della sospensione condizionale della pena che viene dato solo all'esito di un percorso positivo del maltrattante presso un centro per gli uomini maltrattanti, quindi in modo che lo Stato possa toccare con mano, che ci sia stata un'effettiva presa di consapevolezze per evitare ovviamente un pericolo di recidiva. Abbiamo inserito linee guida, l'accreditamento degli enti che fanno questi corsi per verificare chi sono e soprattutto il lavoro che viene fatto. Ed ancora il miglioramento all'articolo 387 bis inserendo l'arresto obbligatorio in caso di violazione dei reati del divieto di avvicinamento e dell'ordine di allontanamento. Ed ancora penso alla formazione, una formazione che deve essere obbligatoria per tutti gli operatori che ruotano attorno al fenomeno della violenza di genere, anche alla luce delle ultime pronunce giudiziarie. Bene quello che c'è, perché comunque è stato recepito anche dai nostri provvedimenti, lo ripeto, ma guardiamo ancora a quello che manca. Per esempio l'accesso alle informazioni anagrafiche, questo è un pericolo che deve essere corretto con una marca da 16 euro, oggi chi ti fa del male, il persecutore può andare all'anagrafe e poter sapere dove si trova la vittima e quindi continuare a perseguitarla, a fare del male. Penso a sequestro conservativo del patrimonio dell'autore del reato, perché per i reati di violenza di genere chi vive le aule del tribunale sa che questi soggetti si liberano del proprio patrimonio, lo danno in donazione per risultare nulla tenenti, non dare nulla alle vittime, e questa è un'ulteriore violenza economica. Penso al gratuito patrocinio sganciato dai limiti reddituali in favore delle donne vittime di violenza, anche per i procedimenti civili, e qui vi invito veramente a parlare con donne vittime di violenza che dopo aver denunciato il proprio carnefice si sono viste strappare i propri figli perché non credute, colpevolizzate, messe sul banco degli imputati. Sono donne a cui viene tolto veramente tutto ciò che hanno e che restano per anni ingabbiate in processi da cui non vedono via di uscita. Ed ancora abbiamo chiesto di cambiare il lessico del codice penale, cambiare il termine uomo con il termine persona. Omicidio volontario, 575 codice penale, chiunque cagiona la morte di un uomo, no, chiunque cagiona la morte di una persona. E questo da un punto di vista culturale, simbolico e lessicale, perché si presume che dietro un uomo ci sia una donna, ma alla luce della Convenzione di Istanbul, oggi uno ogni 3 giorni viene uccisa una donna in quanto donna, e questo codice va attualizzato, visto che è del 30. Adesso voglio arrivare a quello che è il vero vuoto di questo provvedimento, ed è il fatto che non è stato approvato quello che è un fondo per introdurre in modo sistemico e continuativo l'educazione affettiva e sessuale dai primi banchi di scuola. Voi continuate a negare un diritto. Io vi voglio ricordare che tra i diritti umani ci sono i diritti sessuali e tra i diritti sessuali c'è il diritto a ricevere un'educazione adeguata all'affettività e alla sessualità.
Vi abbiamo sentito dire in quest'aula del Parlamento un fatto veramente gravissimo, che l'educazione affettiva e sessuale è una porcheria, e soprattutto vi abbiamo sentito dire che fare educazione all'affettività e alla sessualità vuol dire educare alla pornografia, all'autoerotismo, alla masturbazione, al gioco del dottore, a insegnare la teoria gender. Ecco, chi dice queste cose? Dice porcherie, dice delle nefandezze. È gravissimo all'interno delle aule del Parlamento. Perché questo insegnamento va garantito quando? Va garantito da subito, dall'inizio, come? Con una informazione neutrale, competente, dove? Nella scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia, proprio perché sono gli stessi insegnanti, ci dicono che se queste informazioni non vengono date, c'è una solitudine, perché spesso in contesti familiari anche difficili, fragili, è un tabù parlare di sessualità, e quindi le risposte vengono cercate altrove, nel web, nella rete, dove c'è il pericolo di una pornografia con tutti gli effetti distorsivi che ne conseguono. Sono gli stessi insegnanti che ci dicono che già a 10-11 anni i bambini accedono ai siti porno e lì scoprono il sesso condividendo immagini e video con gli altri. Ecco, cosa significa fare educazione affettiva e sessuale fin dalla scuola dell'infanzia? Significa parlare di un corpo che cambia, si trasforma, di relazione, di amori, di sentimenti, con un linguaggio adatto all'età, costruendo una cultura del consenso, di rispetto di sé, di rispetto dell'altro, e soprattutto allenando già i più piccoli a riconoscere le emozioni, fornire un alfabeto gentile delle emozioni. Brava. Maestra, brava. Maestra, lui mi vuole abbracciare e io non voglio. Bene, lavoriamo su questo. Insegniamo che l'altro ha il diritto di non voler essere abbracciato e toccato, ma di essere ugualmente mio amico o mia amica, ugualmente, emozioni, in un modo ovviamente diverso. Come si riconosce il consenso se non si sa nemmeno cosa sia e non si comprende che dire un no vuol dire no? Come si ascolta l'altra persona se si crede che il sesso sia una prestazione ed è tutto dovuto, compreso stuprare, fare un video e metterlo in rete per guadagnare dei like e dei soldi? Come si fanno ad avere relazioni paritarie senza una geografia del corpo, un'educazione al rispetto di sé e dell'altro? Come si fanno a prevenire le gravidanze indesiderate senza una prevenzione, una formazione, senza parlare di contraccezione, di malattie sessualmente trasmissibili? Questo è diritto alla salute, che è un diritto fondamentale che devono godere anche gli adolescenti, così come il diritto a una sana, serena e libera vita sessuale. Negare la presenza del sesso nella vita degli adolescenti significa negare la realtà. A quei ragazzi e quelle ragazze che arrivano all'adolescenza bombardati da falsi messaggi e incapaci di costruire una relazione vera, di gestire un rifiuto, di gestire la rabbia, di controllarle, li rendiamo degli analfabeti emotivi. Non si può chiudere gli occhi di fronte a questo. La violenza sulle donne è un fenomeno criminale, ma soprattutto culturale. Sono oltre 40 anni che scriviamo leggi, ma ancora oggi viene uccisa una donna ogni 3 giorni, perché ancora oggi manca una rivoluzione culturale per abbattere quel patriarcato sociale che purtroppo è ancora presente in tutti i settori. E questo è un fallimento, perché oltre al dolore per le vittime non si tiene conto del grave fallimento della società e delle istituzioni, che non ha saputo educare i bambini di ieri che sono diventati i carnefici di oggi, e questo è veramente un grande fallimento. Vi faccio presente che questa battaglia la porteremo avanti fino alla fine e spero che ci sia una rete, un lavoro veramente costruttivo per portare a casa questo risultato di prevenzione e di educazione. Ci tengo a dire, e chiudo, che questo è un provvedimento che continua un percorso che mi sta particolarmente a cuore, che è il percorso iniziato con il Codice Rosso, scusate, di cui sono stata relatrice. E voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato, la loro voce è qui e abbiamo cercato di fare il possibile per tutelare tutte le vittime di violenza di genere, e continueremo a farlo e
dico il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.